Nel giorno in cui è trapelata la notizia della presunta rottura tra Scintilla ed Elena Morali, una fonte vicina a fanpage.it fa chiarezza e rivela in che modo starebbero davvero le cose. La showgirl e il conduttore di Colorado non si sarebbero lasciati. A dividerli solo una crisi, si spera passeggera, nata per gelosia dopo i pettegolezzi circolati sul conto di Elena dopo il suo ritorno dall'isola dei famosi. Elena e Gianluca stanno vivendo un momento di riflessione, ma si tratta solo di una crisi. Lui è stato geloso a causa delle chiacchiere che sono uscite fuori dopo l'isola. Quale uomo non lo sarebbe stato? Il problema è che, pur volendo avere entrambi la possibilità di chiarirsi, sono troppo impegnati per poterlo fare. Marco Ferri, vicino a Paola Di Benedetto, a sorpresa, pare che Marco Ferri non abbia avuto alcun ruolo nella vicenda, come trapelato in precedenza. Sebbene amico di Elena, il figlio d'arte avrebbe puntato Paola Di Benedetto da circa 3 settimane, cioè dal momento in cui è finita la sua storia con Francesco Monte. Tra la Morali e Marco ci sarebbe solo una simpatia trasformatasi in amicizia. Niente di romantico, il cuore della showgirl batterebbe ancora per Scintilla, non si sono mai lasciati, stanno solo vivendo un periodo difficile. È come se si trovassero in una sorta di limbo. Il presunto interessamento di Elena a Marco Ferri è completamente falso. Sta facendo carte false per Paola Di Benedetto, sarebbe stupida Elena ad avere lasciato Scintilla per lui. Ferri sta incollato a Paola da circa 3 settimane, e cioè dal momento in cui è finita ufficialmente la storia con Francesco Monte, anche se la notizia è uscita solo dopo. Tra Elena e Marco c'è solo un'amicizia, la stessa che la lega Rosa Perrotta e alla stessa Paola a infastidire Scintilla, ed era palese sebbene avesse cercato di non darlo a vedere, sarebbero stati pettegolezzi che hanno coinvolto la fidanzata e futura sposa all'epoca in cui partecipava all'Isola dei Famosi. Fu infatti accusata di avere corteggiato Marco Ferri a telecamere spente, proponendogli un incontro notturno in spiaggia. Ferri, rientrato in Italia, ha confermato di avere percepito un interesse romantico da parte di una delle naufraghe. Elena, invece, ha smentito di aver anche solo mai pensato di tradire il fidanzato Gianluca Fubelli.